Il mondo delle immagini in movimento, tra film d'artista, documentari, incontri e riflessioni, torna per la 12ª edizione a Firenze dal 13 al 17 novembre lo Schermo dell'Arte Film Festival, in programma al cinema La Compagnia, a Palazzo Strozzi e a Palazzo Medici Riccardi. Una rassegna in continua crescita grazie anche alla sinergia tra istituzioni culturali. Lo Schermo dell'Arte è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile perché rappresenta una declinazione proprio dei linguaggi del contemporaneo, dei vari linguaggi del contemporaneo, mettendo insieme una fortissima proposta artistica, ma poi utilizzando anche il linguaggio dell'audiovisivo, il linguaggio del documentario, per parlare di arte e parlare di arte a tanti pubblici diversificati, oltre ad avere poi un'offerta che è veramente scientificamente, filologicamente importantissima. Ad aprire il festival in anteprima italiana il film performance dell'artista francese Philippe Parrenot, un film di film. È un lavoro che riunisce spezzoni di brani tratti da più di 13 film sono del suo passato, che vengono a creare una specie di retrospettiva, una sorta di forma nuova, una nuova opera nella quale è prevista la presenza di un pianista e di un maestro dalang indonesiano del Teatro delle Ombre, che introdurrà con una lettura di un testo scritto da lui. A seguire il documentario sulla fotografa Letizia Battaglia, il focus sarà dedicato all'artista britannico Jeremy Deller. Grande spazio alla produzione italiana con i film di Luca Vitone, Romanistan sul popolo Rom e Welcome Palermo del duo Masbedo. In parallelo al festival, a Palazzo Strozzi sarà possibile visitare la mostra Visio. 12 artisti under 35 riflettono sull'influenza che ha avuto la rivoluzione digitale sull'arte dell'immagine in movimento.